sembra partire con 40.000 nuovi insegnanti di ruolo, però rimangono... Che parrebbe una buona notizia. E invece... Che parrebbe una buona notizia, però... non ne diamo mai noi buone notizie. Però accanto c'è un numero altrettanto grande di posti lasciati alle supplenze. E questo è un fenomeno che si sta ripetendo. Negli ultimi 3 anni il numero delle immissioni in ruolo autorizzate dal Ministero è in costante diminuzione e dilagano quindi i docenti a tempo. Questo è un problema generale. Ancora più pesante però è la situazione degli insegnanti di sostegno. Una precarietà che quasi sta sfiorando l'emergenza. Così sono 250.000 circa gli alunni con disabilità e a loro il diritto allo studio potrebbe essere ancora disatteso. Giuseppe D'Aprile, segretario generale UIL Scuola Ricerca Università, è con noi, ben trovato. Buongiorno e grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori. Buongiorno, senta, in due parole diciamo che cos'è l'insegnante di sostegno. Allora, l'insegnante di sostegno in Italia è un docente specializzato che viene assegnato a una classe dove sono presenti alunni con disabilità e per favorirne l'inclusione e l'apprendimento. Disabilità, ma non solo, anche bambini difficili, diciamo, con problemi sì, ragazze, di carattere sociale, ragazzi, certo. Ragazze e ragazzi affetti da handicap fisici, motori, intellettivi, che certo. Necessitano di particolare attenzione, assistenza, programmi mirati, anche semplificati. È una figura, quella dell'insegnante di sostegno, che in Italia è stata introdotta nel 1977. Direi di tenere a bada questa data, perché poi, vista la domanda, voglio rimarcare alcune cose. Nel 1977 in Italia nasce la figura del docente di sostegno e vengono abolite le classi differenziate. Che non ho, quelle dominanti. Senta, in Italia questa figura comunque mi sembra poco tutelata e valorizzata. Quanti insegnanti di sostegno, di ruolo, opereranno nel corso del prossimo anno scolastico, cioè dell'attuale anno scolastico, 2023-2024? Sono di ruolo, cioè, Sono 125.000 più o meno. E quanti ne occorrerebbero? Ne occorrerebbero 125.000, poi dati e stime del Ministero ne occorrerebbero circa 100.000 in più. 100.000 in più, non è poco. Quindi non sono nostri dati, ma sono dati ministeriali. Esattamente alla data di ieri ne occorrono 89.000 posti in più, dati ministeriali. Sono tanti. Posso chiedere, Giuseppe D'Aprile, questo buco come poi viene scontato dai ragazzi, cioè dall'anello debole di questa catena? Cioè rimangono a casa, non hanno insegnanti, cioè come si traduce poi nella gestione? Allora, innanzitutto vorrei dire che per diventare insegnante di sostegno è necessario possedere una buona attitudine per la delicatezza del ruolo. È un docente a tutti gli effetti che viene assegnato alla classe, quindi per accedere a questa professione occorre possedere un titolo valido per insegnare questa disciplina. Scusi, qual è questo titolo? Cioè, basta essere un insegnante? Una laurea o un'abilitazione è il titolo di specializzazione. Il titolo di specializzazione è un titolo che si consegue presso le università italiane. È una specializzazione ad hoc proprio. Esatto, il buco sta proprio in questo. Non è più possibile pensare che ci sono 100.000 posti in deroga sul sostegno. I posti in deroga sono quei posti aggiuntivi che si creano sul fabbisogno e la maggior parte di questi posti sono assegnati, ahimè, a docenti non specializzati. Scusi se lo sottolineo, ma questo non è proprio il massimo, perché forse non sono sempre docenti adatti a quel ruolo, perché il sostegno è un ruolo molto specifico. C'è una motivazione principale. Noi lo diciamo ormai è un anno che diciamo sempre le stesse cose: bisogna eliminare il numero chiuso delle università che specializzano sul sostegno. Lo diciamo da tempo. Per l'accesso a tali corsi e mettere in relazione i posti con il fabbisogno a livello nazionale. Guardi, quest'anno ne hanno specializzati solo 21.000 con una richiesta che abbiamo appena detto che si aggira intorno ai 100.000 ai corsi universitari. Certo. E c'è di più. Solo così, come diceva lei, possiamo dare una risposta concreta alle esigenze degli alunni e anche delle famiglie che hanno dei figli con disabilità, assegnando ai propri figli un docente con il titolo e specializzato. Senta, non lo facciamo, mi permetto di dire, dica. Rischiamo di foraggiare inconsapevolmente chi specula sui docenti di sostegno, perché le università straniere
specializzano i docenti di sostegno, e c'è tutto un giro di speculazione in Italia che prendono i colleghi, li portano all'estero, li fanno specializzare, quando sarebbe molto semplice riaprire il numero chiuso delle università. E poi viene riconosciuto in Italia, cioè parliamo del circuito europeo. Assolutamente sì, però perché un docente italiano dall'Italia deve recarsi in Spagna per quando sarebbe meglio aprire ulteriormente le porte dall'università? Senta, io voglio insistere anche un po' sul piano umano, oltre che sociale e anche economico. È molto difficile spiegare a un bambino disabile perché i suoi coetanei hanno iniziato la scuola e lui no. No, la scuola la iniziano i ragazzi con disabilità. Il problema, come dicevo, che spesso vengono assegnati... Ma come non iniziarla? No, l'hanno iniziata, però vengono assegnate alle classi di questi ragazzi, quindi a seguire questi ragazzi, docenti che non sono specializzati. Questo è gravissimo. Guardi, il sostegno in Italia per noi è un fiore all'occhiello. Rimarcavo la data del 1977 perché noi a livello di integrazione degli alunni con disabilità siamo un paese all'avanguardia e siamo stimati a livello europeo. Se lei pensa che in Francia, in Belgio, in Germania e nei Paesi Bassi ancora esistono le classi differenziali, in Italia questo non succede. I francesi vengono in Italia a studiare il nostro sistema di integrazione. A maggior ragione questi docenti e gli alunni devono essere sostenuti con docenti specializzati. Grazie Giuseppe D'Aprile, segretario generale UIL Scuola Ricerca Università, e grazie a Francesco Ventimiglia. Ci sentiamo lunedì. Ciao.